Buon martedì grasso a voi! Essendo martedì grasso, ho pensato di narrarvi un balletto che ha come tema principale il carnevale, ovvero Arlecchinade. Arlecchinade è un balletto russo del 1900, inizialmente riprodotto in versione privata per la famiglia imperiale russa e successivamente portato in diverse versioni. Attualmente abbiamo una versione russa e una versione americana. La versione originale era a cura di Mario Spetipa a livello coreografico, mentre le musiche, che sono poi diventate famose in tutto il mondo anche a livello concertistico, si dice concertistico, sono state composte da Riccardo Trigo, che è uno dei compositori di balletto comunque più famosi del mondo. Appunto, dicevo, la serenade che è rappresentata nel primo atto, che è quello diciamo più narrato, ma della trama parleremo tra poco, è diventata famosissima e soprattutto viene utilizzata nei concerti da camera e cose del genere. Quindi diciamo che, per quanto il balletto non sia tra i più famosi, ha ottenuto comunque il suo successo attraverso la musica in particolare. I ruoli di Colombina e Arlecchino, che sono i ruoli protagonisti di questa storia, sono tra i più ambiti del repertorio classico. Soprattutto il ruolo di Arlecchino, che appunto, come dal titolo Arlecchinade, ricopre il ruolo di protagonista. A livello tersicoreo comunque la variazione, le varie variazioni di Arlecchino sono difficili comunque da eseguire a livello tecnico, ma sono anche complete, di virtuosismi di vario genere, quindi diciamo che solo un ballerino veramente completo può permettersi di eseguire un ruolo di questo tipo. Ma passiamo alla trama. Vi dirò, io non l'avevo mai visto questo balletto, l'ho visto per intero pochi giorni fa. Diciamo che nel primo atto c'è un po' di confusione, sembra un po' una specie di beautiful carnevalesco, ma al di là di questo, la nostra scena si apre sulla casa di Colombina, che è la protagonista femminile di questo balletto. E sta Colombina cosa fa? Sta al balcone in attesa del suo amato, che è Arlecchino appunto. Colombina sta al balcone, aspetta su Arlecchino che arriva col suo mandolino e se la suona e se la canta, si congiungono in un passo due d'amore, ma quello che scopriamo poi successivamente è che il loro amore in realtà è un po' proibito, perché il padre di Colombina la vuole dare in sposa a un vecchio pretendente, il classico vecchiaccio arraffone ricco. A quell'epoca probabilmente era un buon partito, non lo so, attualmente penso che si tratterebbe di pedofilia, ma sono dettagli. Abbiamo poi un altro dei personaggi principali, che è Pierrot. C'è Pierrot, che è il servitore della casa di Colombina, e c'è Pierrette, che onestamente io sono andata a leggere varie versioni della trama, ma non ho capito se è la madre di Colombina, la compagna di Pierrot o un'altra domestica semplicemente, che però si chiama Pierrette, quindi l'associazione mi viene automatica, ecco. A questo punto succede un bel casino, perché Arlecchino si fa beccare, vabbè, è un maschio poverino, ha delle mancanze, dei deficit, si fa beccare in pieno nel momento in cui sta facendo avanza a Colombina, e a Colombina non è che dice di no, anzi è molto contenta di questa cosa. Peccato che venga beccato appunto dal padre di Colombina, che invece dice no, tu devi sposare il vecchiaccio, non devi sposare Arlecchino. E quindi cosa fa? Prima Pierrot cerca di nasconderlo in casa. Ovviamente, nascondendolo in casa, il padre lo trova, si porta in casa le guardie, e le guardie, giustamente dovendo trovare una soluzione per liberarsi di Arlecchino in maniera legale, lo buttano dal balcone. E quindi si dà per morto. Pierrot, che è comunque un caro amico di Arlecchino, va da lui e cerca di scoprire se è vivo o morto. Alla fine, grazie ad altri due servitori, lo nascondono il suo corpo. E a questo punto c'è un altro casino, perché c'è una specie di statua davanti alla casa di Colombina, che non so bene che cosa rappresenti. Io l'ho interpretata come la fata turchina, perché tutta questa cosa delle maschere tradizionali mi ha riportato alla memoria Pinocchio, e quindi io ho immaginato che la statua rappresentasse una sorta di fata turchina, di fata buona, insomma, vabbè, hanno capito. Prende vita durante la notte e gli restituisce la vita ad Arlecchino, perché giustamente sto poveraccio, cioè non è che ha fatto chissà quanto di male, semplicemente probabilmente non era abbastanza ricco per essere promesso in sposa a Colombina. Cosa succede? Riprende vita e ovviamente vuole riconquistare Colombina. Colombina, che oramai è poverina, sconsolata, piange sul balcone, bla bla bla. Poi alla fine si palesa e a quel punto non ci ho capito molto, comunque vince lui e finalmente riesce a farsi dare la mano
Colombina. Il secondo atto mi è piaciuto molto di più perché in realtà è un, credo si definisca divertissement, non si tratta di una storia vera e propria, ma semplicemente è un gran finale di tutto quello che è successo nel primo atto. Quindi tutta la vicenda beautiful sta nel primo atto, la vicenda non beautiful, quindi balletti, 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 sta nel secondo atto e praticamente l'ambientazione, la location, è la festa di matrimonio di Colombina e di Arlecchino. E qua abbiamo una cosa molto interessante, molto bella, che ho trovato molto bella, cioè il corpo di ballo al completo, quindi anche i più giovani, che vengono messi in gioco come maschere. E qua ho fatto un po' di confusione perché ho gioito molto del ritorno della figura di Pulcinella perché è la mia maschera carnevalesca preferita, però non c'è il personaggio di Pulcinella, ci sono tanti Pulcinella che tra parentesi hanno anche la maschera bianca, quindi non so se fossero effettivamente Pulcinella o meno. Poi ci sono tanti Arlecchini e tante Colombine, confusione, tanta confusione, perché anche nel primo atto io ho riconosciuto forse dall'abbigliamento un balanzone, un pantalone e un meneghino, ma dubito che fossero loro perché in qualunque trama tu vai a cercare comunque non trovi mai questi nomi delle maschere tradizionali, però dall'abbigliamento ho dedotto che fossero loro. Io non so se c'è una versione magari italiana nel quale vengono rappresentati proprio in quanto maschere tradizionali. Fatto sta che io ho riconosciuto queste maschere e sono le stesse maschere che in seguito a quelle che vi ho già detto vengono rappresentate con dei piccoli balletti di gruppo dove tutti sono travestiti dalla stessa maschera. E insomma è tutto molto festoso, molto bello. Nel secondo atto c'è un nuovo pas de deux di Colombina e Arlecchino, ma c'è anche un bellissimo pas de deux di Pierrot e Pierrette. Pierrot il personaggio l'ho trovato molto simpatico perché Pierrot è famoso per essere la maschera menosa, la maschera depressa, e in effetti rappresenta esattamente quello, però ha un che di Pulcinella proprio forse per il fatto che è un servitore che cerca di comunque aiutare, cerca di fare il furbo, di nascondere le cose. Quindi mi è piaciuto il personaggio di Pierrot. E una particolarità del personaggio di Pierrot che io ho trovato, oh mio Dio, bravissimo a gestire questa cosa, il costume, perché il costume di Pierrot ha queste maniche lunghissime. Avete presente Cucciolo di Biancaneve? Praticamente così, ma molto più prolungate, tipo camicia di forza. Questo non fa di Pierrot un pazzo, credo, spero. Ho apprezzato tantissimo il fatto che riuscisse a ballare, soprattutto in un passo a due, con queste maniche lunghissime, e soprattutto ho apprezzato della ballerina che ballava con lui il fatto che riuscisse a coordinarsi bene senza inciampare ogni 2 secondi in queste maniche. Credo che il costume comunque sia stato studiato apposta per evitare incidenti di questo tipo, però in generale ho convenuto poi che il personaggio di Arlecchino, o principalmente le variazioni di Arlecchino, sono variazioni difficili, incomprese, perché comunque difficilmente in giro tra concorsi, spettacoli e via dicendo ho mai visto una variazione di Arlecchino portata in scena, però penso che siano veramente delle variazioni bellissime che meritano di essere studiate. Forse ecco la cosa che magari fa perdere un po' la voglia di studiare questo personaggio sotto l'aspetto tecnico è il costume, perché mi accorgo che effettivamente per un ballerino maschio che comunque vuole far rivalere la sua virilità, vestirsi da Arlecchino non è come vestirsi dal principe di turno piuttosto che dal corsaro, insomma personaggi un pochino più virili appunto. Però ecco, il personaggio di Arlecchino, scarpette nere a parte, perché le scarpette nere con la calza bianca, ho trovato che le variazioni di Arlecchino siano molto complesse e io sono rimasta veramente a bocca aperta nel vederle. Di contro invece il personaggio di Colombina, per quanto anche lei abbia i suoi virtuosismi, le sue cose, tipo c'è una parte mi sembra nel secondo atto, nel passo 2 del secondo atto, dove lei fa una sequenza infinita di fouetté all'italiana, che per intenderci per i profani, slanci la gamba di lato, fai passare le gambe vicine e con un altro relevé passi in attitude. Non è per niente semplice, anche solo raccontarvelo per me è difficile perché non è un passo semplice da eseguire, però contenta lei, c'è chi fa 32 fouetté e c'è chi fa questi fouetté all'italiana, magari un po' meno perché sono più pesanti. A parte questo però il personaggio di Colombina non spicca nel repertorio femminile classico per difficoltà, secondo me. Forse è il personaggio che viene reso in un certo modo, non lo so.
Io l'ho rilevato così, magari voi la pensate diversamente, nel caso fatemelo sapere. Una cosa che ho notato, che ho trovato tenerissima, è che in questo balletto ci sono un sacco di bacini e quindi questo rende la descrizione di questo balletto ancora più adatta alla nostra situazione attuale, perché questo carnevale, come sapete dagli scorsi video che vi ho proposto, cade esattamente nei giorni di San Valentino. Io ho trovato tenerissimo il fatto che tutte le coppiette di questa storia si diano tanti bacini a stampa. E mi viene da ridere a pensare magari alle prove di questi due ballerini, magari io non so se stessero insieme o via dicendo, però mi immagino alle prove quante risate che si saranno fatti se non stavano insieme, vabbè. Al di là di queste sono retroscena che solo dei ballerini possono sapere. Il secondo atto, ripeto, il più bello dei due, però in generale anche il primo molto godibile, soprattutto per chi ama il teatro, perché l'ho trovato molto molto teatrale, molto teatro tradizionale italiano, ecco, proprio per la presenza di tutte queste maschere con gli intrecci da commedia con le maschere. Maschere, ecco, non so cosa conosciate voi a livello di storia con le maschere, però nel teatro tradizionale le maschere venivano utilizzate tantissimo ed erano famose proprio per tutte queste storie di intrighi, di amori, di cose, ecco. Comunque un balletto molto molto bello che io vi consiglio di guardare oggi o comunque nel periodo di carnevale, ma di guardare in generale. Io l'ho trovato su YouTube tranquillamente, oramai la maggior parte dei balletti in diverse versioni li trovi anche in streaming su YouTube, comunque ve lo potete anche acquistare ovviamente o trovare in giro da qualche parte, o quando sarà possibile, se lo trovate in giro, andarlo a vedere a teatro. Voi conoscevate questo balletto? Che cosa ne pensate? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Se non lo conoscevate, fatemi sapere, dopo che l'avete visto, qual è la vostra parte preferita. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like di supporto, e se pensate che questa recensione, questa spiegazione, questa trama, bla bla bla, questo balletto possa interessare i vostri amici, parenti, conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social. Se volete supportarmi ulteriormente, cliccate sul tasto iscriviti e sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo giovedì 18 con i preferiti di Gio, invece ci vediamo col prossimo Danza con Gio, che sarà l'ultimo di febbraio, il 22 di febbraio. Un bacione e ci vediamo alla prossima.